Ciao a tutti e benvenuti su FabPax. Oggi un aggiornamento epico, perché ovviamente Universal ha confermato la data di apertura di Epic Universe, ma andremo a scoprire anche tutto quello che sappiamo sui biglietti. Allora, si era parlato di Memorial Day fine maggio, abbiamo oggi la data che è il 22 maggio 2025. Hanno anche confermato le aperture dei due alberghi, Stella Nova Resort il 21 gennaio e Terra Luna Resort il 25 di febbraio. Cosa sappiamo dei pacchetti? Sappiamo che i biglietti verranno venduti in pacchetto, si parlava di un pacchetto 7 giorni, 14 giorni, di cui uno di Epic. Grazie agli amici di Attraction Ticket sappiamo che il pacchetto sarà da 14 giorni e come al solito potrete entrare tutte le volte che vorrete all'interno dei 14 giorni a Universal Studios, Island of Adventure, Volcano Bay, e ci sarà in più un giorno, solo uno, per Epic Universe. Da aspettarsi che questo giorno andrà prenotato, scopriremo poi come. I biglietti andranno in vendita il 22 di ottobre, quindi tra pochi giorni. Ma la grossa novità che scopriamo invece da Attraction Ticket è che se visiterete nel 2026, il pacchetto 14 giorni prevederà ingressi illimitati durante i 14 giorni in tutti i parchi. Quindi significa che il contingente di un giorno solo all'interno del pacchetto di 14 giorni sarà valido solo per il 2025, mentre dal 2026 ci sarà accesso libero con i pacchetti che saranno probabilmente 7 giorni, 14 giorni in tutti i parchi Universal, incluso anche Epic Universe. Questa è veramente una bella notizia. Per maggiori aggiornamenti ci aggiorneremo tra circa una settimana, il 22, quando usciranno soprattutto anche i prezzi e poi da vedere come verranno combinati i pacchetti con gli alberghi, quindi se verranno dati Early Access, Express con gli alberghi, soprattutto quelli di Epic Universe. Ovviamente non vediamo l'ora che apra, seguiranno aggiornamenti probabilmente prima o poi anche su Universal UK, e quindi iscrivetevi al canale.